Molti rutti di genocidio sono passati. Una volta, Sense ha provato a fermare l'umano prima, ripiazzando Papyrus a Snowdin. Ma lui morì, lasciando Papyrus giudicare l'umano per le sue azioni. Una volta, lui ha provato a aiutare Sense a fermare l'umano, una volta per tutte. Una volta, i due scheletri si allearono per combattere l'umano. Ma questa volta, la roba sarà... Undertale, Help from the Void. Un fangame uscito, beh, solo manco un mese fa. E come avrete letto il titolo, in questo video saranno 5 test che andranno fino a rompere il gioco. È una bella giornata qua fuori. Gli uccelli cantano, i fiori sbocciano. In giorni come questi, mostri come me non possono essere grandi come me. C'è Papyrus. Oh, Papyrus, sono io. Penso di averti detto di stare a casa e mancarmi tutto il divertimento? Non c'è modo. È pericoloso qui, potresti ferirti. Se qualcosa di male succede, allora io me ne andrò. Beh, è logica. Molto bene, allora. Stammi dietro. Buono, più XP. Oh, possiamo scegliere tra Sense e Papyrus? Vabbè, sì, me lo ricordo abbastanza, cioè direi. L'abbiamo fatto in live, ma questo video è per chi non c'era in live. Bastardi, che non c'eravate in live. Ora, umano! Sembra che non hai imparato ancora niente. Quindi facciati il potere dei fratelli. Parapapa, bellissima Lost. Non mi ricordo molto com'era. Mi ricordo che qua poi c'è una fila. Sì. Oh oh oh, oh. Ai, Papyrus and the Shock. Non com'era? Non provarci di nuovo. Cambiava la cosa del testo solo per quando attacco Papyrus. Ok, adesso ho capito bene. Me lo ricordo abbastanza come si faceva questo. In live avevo difficoltà. Che senti con poca facilità? Oh no, qua c'era il puzzle? O sbaglio? Vabbè, si è adesso spoilerato. Oh, magari un puzzle potrebbe cambiarti la mente. Non penso che questo funzionerà. Ammira! Wow, ci sarà un timer. Se tu non hai finito il puzzle in 30 secondi, fallisci. Allora, bisogna fare tipo così. Altri spaghetti, veloce. Ok, qua adesso dobbiamo passare. Quando c'è l'arancione, le sco... Wow, ci hai fatta senza il mio aiuto. Ecco il tuo premio. E beh, qua si può schivare. Sense! Papyrus vuole solo insegnarmi la giustizia, non vuole mica uccidermi. Papyrus è una brava persona. Mi sto annoiando, sai, se tu continui ad andare per questa strada, avrai proprio un bad time. Oh! Oh, l'ho schivata! Sono un campione di Undertale. Non scherzavo, porco. Ah no, non ho preso l'anno, non ho preso l'anno! Eh sì, però vaffanculo. Mi dice ancora qualcosa se attacco Papyrus? Beh, ho provato a essere buono per il mio bro. Sei pronto? Ops. Ok, non me lo ricordavo così. Aia, ai. Non male. Ok, questo me lo ricordo. Adesso devo combattere. Attacchiamo Sense. Pensavi veramente che tu saresti abile di... Sense! Vattene, ora. Ma ho detto vattene. Ci sono. Lo prometto. Mia famiglia. Era tipo l'esbret, che era così. Se è una cosa pops. Non importa. Si può vedere la delusione in faccia di Papyrus. Lui credeva in me, poverino.
questo è tutto di questo gioco. Uccidere e credere. Tu continui ciecamente ad andare avanti, mentre qualcuno ancora crede in te. Umano. So che magari sei ai tuoi momenti più oscuri. Non posso aiutarti a essere una persona migliore. Per favore. So che c'è il buono in te. Non pensi che le probabilità siano basse abbastanza, bro? Non cambierà. Tu devi buttarlo nella realtà. Odio dire che hai ragione. Ma anche quando le probabilità sono basse, c'è sempre speranza. Quindi, umano, mi dispiace per questo, ma ci hai lasciato senza scelta. Potevamo vivere in un mondo dove l'armonia faceva le regole, ma tu sei finito a mandarci in una terra di abissi. Quindi preparati, bambino. A me non dispiace per quello che sta per succedere. Mi dispiace per quel che arriverà. Mi fai sentire in colpa di aver ferito così i sentimenti a Papyrus. Ma ora che abbiamo visto la demo di Help from the Void, perché non proviamo a cambiare qualcosina? Ad esempio, a colpire Papyrus alla fine. Andiamo, attacco finale. Oh, no, mi sono un po' confuso tra ossa arancione e blu. Ok. Così, un po' cosito, un po'. Vai, centro. Ok, adesso Papyrus. Sensi si sacrifica ancora, ma i dialoghi cambiano. Mi sembra che l'avevo fatto in live anche. Non sembra cambiare, ragazzi. Devo essere sincero. Sto leggendo tutto, ma è uguale. Papyrus non aggiunge nulla per il fatto che ho mirato a colpire lui. Quindi possiamo andare direttamente al prossimo test. Andare a fallire il puzzle di Papyrus. Non ci credo, ho detto Papyrus. What the fuck? Ho promesso che avrei sempre detto Papyrus. Ragazzi, non disiscrivetevi perché ho detto Papyrus. Nel frattempo, prendiamo in gli spaghetti, perché così rendiamo fiero Papyrus per la sua pasta. Cioè, ragazzi, siamo anche noi italiani. Cioè, nel senso, Papyrus vuole essere uno di noi. Però mi chiedo se andassi qua, se mi dà il coglione. Hai perso. Nessuno può essere più intelligente del grande Papyrus. Ecco il tuo premio. Merda. Per fortuna non penso che ci sia qualcuno che non riesce a fare il puzzle. Cioè, lo spero. Lo spero per voi. Ma sapevate che adesso che esiste anche un modo per rompere il timer di Papyrus? E andiamo a vedere come. Ma no, ragazzi, questo gameplay del puzzle, ragazzi, ditemi voi, ragazzi, se è già esistito un fan game col gameplay del puzzle di Papyrus, oppure se è buggato perché è nuovo. No, in realtà non è buggato per ora, ma vediamo se riusciamo a buggarlo. Allora, ho visto che toccando le ossa prendo danno. Eh sì. Quindi adesso prendiamo gli spaghetti. Andiamo qua, magari il modo più veloce per morire. Non ho torto. Ah, Papyrus non dice niente che sono morto per il suo puzzle. E la schermata game over è sempre la stessa. Ma che figo. C'è una bellissima giornata qua fuori, 0-16. Siccome non c'è un quinto test da fare, passiamo subito al forte. Gli sneak peek. Allora, per chi non lo sapesse, Undertale Help from the Void è tutto già pianificato da un'animazione di Bendis de Lapaz. Andiamo a guardare un po' cosa sarà la versione completa. Allora, onestamente, gli sprite così non è che mi dispiace. Ad esempio, quel senso è carino. Dai, Papyrus, guarda quanto è figo. E anche la giacchetta ci sta, eh. C'è qualcosa. Allora, il timer è diverso. Onestamente mi piace quello di più quello. Sì, è diverso, è diverso. Mi ricordo che prendendo gli primi spaghetti non apriva qualcosa qua. Qua sì, è sempre uguale. Però qua no. No, no, mi ricordo che non c'era sta roba qui, eh.
Sì, è un po' diverso. Porco. Oh, scusate, ne avevo bisogno. Allora, Sense qua è come abbiamo visto sull'Espret nella scorsa live, nell'ultima che ho fatto. Quindi sì, prende molto spunto dall'Espret. Questo penso sia Disbelief Papyrus. Solo che Disbelief mi sembra che non sborra dall'occhio. Reposit Sense. Maneggerò io questo. Ho provato a essere bravo umano, ma mi ha fatto raggiungere il limite. Lost è bellissima. Preda, what the hell? Avremo veramente questo nella versione completa? No, non sarà così nel gioco. Perché Papyrus ha dei blaster? What the... No, io ragazzi mi guardo tutto, ma forse sarò anche facendo un po' di overreacting. Vediamo che 2 mesi fa... Ok, l'ultima cosa che prometto e i miei file preferiti sono razzismo e antirazzismo. Il razzismo è una schermata nera e l'antirazzismo... Va bene, basta, ok, un po' troppo forse. E ci sono 6 fasi qua. E dicono che la prima fase è finita, la seconda pure, terza 90%, quarta 0%, quinta 90%. Era 2 mesi fa, quindi adesso sono ancora più avanti, penso. Quindi penso che Help from the Void esca abbastanza presto. Possa uscire presto. Non vedo l'ora, ragazzi, perché da quello che ho visto in sneak peek sarà una mod fantastica. Non pensi che le probabilità siano abbastanza basse, bro? Lui non si iscriverà. Devi buttarlo nella realtà. Iscriviti, pezzo di merda.